a nome suo personale delle amministrazioni comunali madonite. Nel messaggio inviato alla diocesi nel giorno in cui è stata pubblicata la mia nomina, chiarivo che un vescovo non è solo il pastore di una comunità ecclesiale, è soprattutto un successore degli apostoli chiamato ad annunciare il Vangelo oltre i confini del recinto. È un cittadino che partecipa come tutti alla vita comune per la costruzione armonica della città degli uomini. Tutti constatiamo come la convivenza umana si stia impoverendo e svuotando di relazioni, di legami e responsabilità, divenendo spesso fragile e vulnerabile. Quando si raffreddano le relazioni, l'altro non viene più percepito come concittadino, ma come estraneo o addirittura un avversario. La prospettiva individualistica porta con sé una cultura dello scarto e una cultura dello scontro. Aumentano tristemente le solitudini e i nostri comuni sono spesso formati da una moltitudine di soli. Come comunità ecclesiale siamo impegnati con Papa Francesco a coltivare e promuovere la cultura dell'incontro a tutti i livelli. Saluto le istituzioni che si fanno carico di una convivenza civile e pacifica, in particolar modo i sindaci dei comuni delle Madonie, che rappresentano la prossimità più vicina ai cittadini. Saluto le forze dell'ordine, quale presenza capillare nel territorio, con la pazienza dell'ascolto e la fermezza degli interventi. Saluto il personale docente ausiliario della scuola, che accoglie tutti, usando linguaggi e strumenti per dare cittadinanza attiva. Saluto gli operatori dei servizi sociosanitari che esprimono la prossimità verso chi è malato, fragile e debole. Saluto le diverse aggregazioni a scopo sociale, le associazioni di volontariato e le società sportive, i fedeli di altre confessioni cristiane e religioni diverse. In quest'anno in cui la Chiesa Cattolica celebra il Sinodo dei Giovani, invito tutta la comunità diocesana a dare il suo contributo per la promozione del protagonismo dei giovani. Mi riferisco in modo particolare al fenomeno della migrazione dei nostri giovani per mancanza di prospettive di vita. I comuni madoniti, specialmente, col passare degli anni, vedono diminuire la popolazione giovanile e quindi la speranza di vita degli stessi comuni. Sono certo che il nostro territorio ha tante risorse naturali, culturali e sociali, e aggiungo anche molte risorse spirituali per poter elaborare progetti di futuro. Cefalù e tutto il territorio madonita hanno una vocazione alla diaconia della bellezza, perciò sono in grado di promuovere l'incontro tra persone e popoli con la convinzione che la bellezza salverà il mondo. Grazie dell'accoglienza e ci vedremo presto in altre sedi e in altre occasioni. Viva Cefalù!